essere suoi testimoni sino agli ultimi confini. Il mandato affidato dal Vescovo ai catechisti ha segnato l'inizio del nuovo anno pastorale. L'albero della fede nasce per ciascuno di noi da piccoli gesti dei propri genitori o nonni e si sviluppa poi lungo tutta la vita, ha affermato il Vescovo durante la celebrazione. Il box centrale è dedicato ai volontari della Caritas. La celebrazione appunto dell'inizio dell'anno pastorale domenica scorsa si è svolta secondo ovviamente le regole del distanziamento sociale, si è reso necessario pertanto anche un servizio particolare svolto per la prima volta da un gruppo di volontari ospiti della Cittadella della Pace. L'articolo di spalla è dedicato invece al sentiero, un sentiero che rivive, parliamo dell'antico sentiero che porta alla Madonna, ovvero nel Parco delle Cinque Terre è stato restaurato il sentiero che da Monte Rosso conduce al santuario di Soviore. A centropagina domani si celebra in tutte le chiese la giornata missionaria mondiale dedicata quest'anno al tema «Eccomi, manda me», tessitori di fraternità. A fondo pagina San Michele, luogo del cuore, l'antica chiesa di Pegazzano ancora votata nell'iniziativa nazionale del FAI. E infine gli esercizi spirituali in cammino alla volta di Santiago in Spagna. Queste le principali notizie che potrete leggere domani su un inserto spezzino del quotidiano cattolico Avvenire.